tieni acceso il fuoco dell'amore di Dio sull'altare della tua vita e combatti perché questo rimanga così e si accenda ancora di più, e combatti come se fosse la cosa più importante al mondo, perché, fratelli miei, è la cosa più importante al mondo. È la cosa più importante al mondo. Sta scritto, primo comandamento, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, non solo con la testa, con tutto noi stessi il Signore vuole essere amato. Ma Dio ricco in misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia per mezzo della sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per questa grazia infatti siete salvi per mezzo della fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti noi opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani per nascita, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ma ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Noi senza Cristo eravamo morti nei peccati, senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza in Dio, lontani da Dio. Ma ora abbiamo conosciuto un Dio ricco in misericordia che ci chiama amati. Abbiamo ricevuto la nuova nascita. Siamo stati graziati e salvati. Siamo seduti nei cieli in Cristo. Abbiamo ricevuto il dono di Dio. Non è per opere, perché nessuno se ne possa vantare. Siamo vicini a Dio, al Creatore del cielo e della terra. Siamo consapevoli di questo. Tutto questo grazie all'opera di Cristo. E voglio leggere questo passo. Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata. Avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, e cioè noi, là saranno chiamati figli dell'Iddio vivente. Ora, in questi passi, noi vediamo quanto è grande l'amore di Dio che ci ha recuperati da una situazione disastrosa. Queste cose, fratelli miei, quando le capiamo con il cuore, dovrebbero farci venire le lacrime. Lacrime di gioia, ci dovrebbero emozionare queste cose. E lo hanno fatto un tempo, quando abbiamo detto sì a Gesù. Nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, abbiamo conosciuto la grande opera che Lui ha fatto per noi, in quel momento abbiamo confessato con la nostra bocca e creduto con il nostro cuore che Cristo Gesù è morto per la nostra salvezza ed è risuscitato. Quando abbiamo sigillato con un patto nel battesimo, tutto questo rendendo visibile ciò che è accaduto nell'invisibile, e sono stati, diciamo, in questo rito congiunti l'invisibile e il visibile. In quel momento noi eravamo fortemente consapevoli di tutto questo.
siamo entrati nella via della salvezza, camminiamo con il Signore, ma negli anni ci abituiamo così tanto all'amore di Dio che diventa un'abitudine, come succede a volte tra moglie e marito, che dopo qualche anno di matrimonio si danno un po' le cose per scontato, ci si dimentica di dire grazie, ci si aspetta che l'altro perdoni in continuazione, si dà per scontato l'amore del coniuge e ci si perde un po'. Perché questo accade? Ci sono tanti motivi. Uno di questo è perché non si decide di prendere del tempo di coppia e del tempio di coppia. Il tempo di coppia è quando la coppia si estranea dal resto del mondo, trova un'occasione di parlare insieme, confrontarsi in modo maturo ed amorevole, parlare dei propri sogni e dei propri problemi e fare anche cose belle insieme, che lascino dei bei ricordi e che rinforzino il rapporto. Questo è il tempo di coppia. Poi c'è il tempio di coppia, che è più importante del tempo di coppia, perché se non si fa il tempio di coppia, il tempo di coppia diventa fragile, viene dimenticato negli anni, non ha consistenza. Il tempio di coppia cos'è? Nel momento in cui tu hai ricevuto Cristo nella tua vita, tu sei diventato il tempio di? Dello Spirito Santo, il tempio di Dio. Nel momento in cui tu hai conosciuto fisicamente il tuo coniuge, sei diventato un unico corpo con lui o con lei, giusto? Nel momento in cui tu sei il tempio di Dio, e lui è il tempio di Dio, o lei è il tempio di Dio, voi siete un unico corpo, siete un tempio di Dio ingrandito. Ok? Ed è per questo che è importante sposare qualcuno nella fede, perché si è due tempi di Dio che diventa un tempio più grande. Il tempio di coppia è il momento in cui la coppia insieme va davanti al Signore e chiede al Signore guida, cerca la sua faccia e gode semplicemente della presenza del Signore. Questa cosa è importante, ci sono dei principi spirituali a riguardo che noi avremmo dovuto impararli oramai. Vi leggo prima Pietro 3,7, solo per questa piccola parentesi. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come al vaso più delicato. Onoratele, perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Per questo è importante il tempio di coppia, l'unità di intenti, perché se non funziona le preghiere sono impedite. Questi principi spirituali li dobbiamo imparare. Ma tornando al discorso, può succedere quindi che pian piano negli anni non ci si prende cura del rapporto e il sentimento va a degradarsi. Negli anni. Al matrimonio di Daniele e Sonia, io e Gianfranco eravamo testimoni e abbiamo portato una piantina e durante la cerimonia abbiamo parlato del fatto che l'amore è come una piantina che va curato tutti i giorni. Se non gli dai l'acqua, se non controlli gli insetti, la piantina muore. E se noi vogliamo vedere fiori e frutti, noi tutti i giorni dobbiamo curarci di questa piantina. Tutto questo per dire che quando amiamo qualcuno, gli dedichiamo del tempo. E dedicare il tempo conserva vivo l'amore. Ripeto, quando amiamo qualcuno, gli dedichiamo del tempo. E dedicare del tempo conserva vivo l'amore. Allora, ho fatto una cosina. Io ho fatto per un periodo un lavoro dove c'erano tante formule e le formule mi piacevano. Se ne percepisco la logica non me la scordo più. Ora, preparando questo messaggio, mi sono venute in mente delle formule che magari ci aiutano a memorizzare determinati concetti. E ripeto, non sto parlando di mariti e mogli, eh? Comunque si può applicare anche in quel caso.
Allora, amore uguale tempo più comunione. Scomponiamo. Che cos'è il tempo? Amore uguale. Che cos'è il tempo? È rinuncia a se stessi per l'altro. Più comunione è ascolto più comunicazione più accordo. Ok, la comunione che cos'è? Adesso non vorrei che le mogli vadano a casa. Ecco, vedi, vedi cosa ha detto Michela? Non sto parlando alle coppie, seguitemi bene. La comunione è amore. Ora in matematica bisognerebbe mettere una sottrazione, ma nelle cose spirituali mettiamo il più, ok? Non è matematica, è amore più tempo. Allora abbiamo questo schemina che ci aiuta a capire. Se noi non dedichiamo il nostro tempo al Signore, il nostro amore per Lui andrà scemando, l'amore per Lui andrà a degradarsi, il rapporto si raffredda. Ci ricordiamo che cosa dice Gesù Cristo alla chiesa di Efeso nell'Apocalisse? La chiesa di Efeso era costante, aveva discernimento dottrinale e spirituale, ha sopportato le persecuzioni, si affaticava nel campo del Signore, ma il Signore gli dice: ho questo contro di te, che hai lasciato il primo amore. Guarda dove sei caduto e ravvediti, altrimenti io rimuoverò il tuo candelabro. È così importante con l'amore per Dio. Ci rendiamo conto? Io non mi stancherò mai di predicare su questo tema. Sembrerò un disco rotto perché ne ho parlato più di una volta. Il primo comandamento qual è? Ama! Ama, è legato a un sentimento. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso. Ama. Non abbiamo più quell'emozione? Spendiamo tempo con Lui. Riaccendiamo la fiamma. Perché dico questo? Quando noi ci riempiamo della consapevolezza che Cristo ci ama, e noi lo amiamo in tutta risposta. Ecco a cosa serviva il passo di prima, che ci faceva vedere la straordinaria ricchezza del suo amore. Quando noi prendiamo consapevolezza che Cristo ci ama profondamente e noi lo amiamo in tutta risposta, cari miei, io non so come spiegarvelo, ma succede qualche cosa nel mondo spirituale. Succede qualcosa nel mondo spirituale. È come se attivassimo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Voi vi ricordate che condivisi con voi più di una volta che tempo fa dicevo: Signore, qual è la via della potenza? Signore, qual è la via per vedere la tua potenza? Signore, qual è la via per vedere la tua potenza? Il Signore non mi rispose. Dopo un paio di giorni, era sabato, un sabato pomeriggio, ha iniziato a riversare nel mio cervello fiumi di versetti che si collegavano tra di loro, e mi ha concluso dicendo: Michela, la chiave è l'amore. È l'amore. È per questo che se manchiamo d'amore non possiamo vedere i miracoli. Se noi abbiamo un cruccio verso qualcuno, non possiamo vedere i miracoli. Investigate la parola. Veniamone a parlare se non siete d'accordo con me. È così, è così. Dobbiamo amare per vedere la potenza di Dio nella nostra vita e attraverso di noi. Gesù dice in Giovanni 15: volete essere un tralcio che porta frutto? Sì?
Volete essere un traccio che porta frutto? Chi vuole essere un traccio che porta frutto? Chi vuole essere? Noi vogliamo essere un traccio che porta frutto, e il Signore cosa ci dice in quel passo? Dimorate nel mio amore! Dimorate in me, dimorate nel mio amore. Vuoi essere un traccio che porta frutto? Non devi fare, fare, fare. Certo, fare, fare lo facciamo, ma spinti dall'amore. Dobbiamo dimorare nell'amore di Dio. Quando noi prendiamo consapevolezza di quanto ci ama, non possiamo fare altro che amarlo. E non pensiamo come pensa il mondo, che io posso amare qualcuno a intermittenza. Che io posso amare qualcuno, però continuo a fare i fatti miei, non importandomi di ferire o meno quella persona. Questo non è amore, Questo non è amore. Nei confronti di Dio, noi abbiamo spesso un problema che si chiama disturbo narcisistico della personalità. Il narcisista è la persona che crede di essere al centro del mondo. Il narcisista è quella persona che usa l'altro, che gli dice che lo ama, per portare a compimento i suoi scopi. Quando noi andiamo da Dio solo perché Lui deve intervenire nella mia situazione, solo perché vedo in Lui un solutore dei miei problemi e vado da Lui con la lista, questo non è un rapporto, non è amore, questo si chiama disturbo narcisistico della personalità spirituale. Questo non è amore. Quando noi andiamo da Dio solo perché abbiamo un problema, non è amore. Lui vuole essere il nostro rifugio, per carità, lo abbiamo cantato, ma stiamo parlando di relazione qua, Parliamo di relazione. Dio ci chiama ad avere un rapporto diverso, ad avere un rapporto d'amore. E quando ami una persona, gli vuoi piacere. Quando mio marito mi dice, Michela, questo colore ti sta bene, cerco di comprarmi i vestiti di quel colore, perché lo amo e voglio piacergli. Così dovrebbe essere la norma. No, c'è la mia personalità, ragazze. Calme. Sta scritto nella Bibbia, in 1 Giovanni 2,14. Non amate il mondo, né le cose che sono del mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Non amate il mondo né le cose del mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E quando abbiamo in noi l'amore di Dio, automaticamente guardiamo le cose dalla sua prospettiva e odiamo le cose che dispiacciono a Dio. Automaticamente. Ma che cos'è la chiave? L'amore del Padre. Ancora una volta, amore. Vuoi vedere potenza? Vuoi vedere santificazione sulla tua vita? Ritrova la strada dell'amore verso Dio. Questa è la chiave. Ritrova la strada d'amore verso Dio. Gesù dice alla chiesa di Efeso, ricordati dove sei caduto, dove hai perso il primo amore e ravvediti. Torna indietro, fai dei passi indietro. Allora, tornando alla neuropsichiatria, ci sono due sentimenti di base da cui si diramano una serie di atteggiamenti ed emozioni. Però, di base, pensate un po' cosa hanno scoperto? Ci sono due gruppi di sentimenti. Il primo è la paura. E dalla paura si dirama odio, rancore e più ne ha. Pensate le cose brutte, si diramano dalla base della paura. Vi ricordate qual è il primo sentimento che ha provato Adamo dopo che ha mangiato il frutto? Ha avuto paura. Il secondo sentimento da cui si diramano tutti gli altri, guardate che la neuropsichiatria non è idee, stiamo parlando di fisica, di fisica del corpo, cioè la paura è l'altro, la base, l'altro è l'amore.
L'amore. E pensate un po' cosa hanno scoperto? Che le emozioni basate sull'amore sono gioia, pace, inclinazione a perdonare, che è la longanimità, eccetera. Io sono rimasta a bocca aperta quando ho letto questa scoperta. Il frutto dello Spirito Santo in noi si basa sulle diramazioni emotive dell'amore. E quindi è scientificamente provato che l'amore di Dio ci cambia e porta i suoi frutti dello Spirito Santo in noi. L'amore per Dio e da Dio ci trasforma. Ora rendiamo il discorso pratico, applichiamolo alla nostra vita. Tornando all'inizio del discorso. Quindi, se io amo una persona, desidero spendere tempo con quella persona. Se voglio ristabilire il mio rapporto con una persona, io cercherò di spendere tempo di qualità con quella persona. Se diciamo di amare Dio, desideriamo spendere tempo con Lui. Questa è la verità. Se sentiamo che il nostro amore per Lui è andato scemando, rinunciamo a del tempo per noi stessi per recuperare il rapporto con Lui. Noi sappiamo bene che se vogliamo mantenere un rapporto con il nostro coniuge, non bastano 3 sms al giorno per parlarci insieme, giusto? Non sarebbe un rapporto normale, è un rapporto malato, non è un rapporto, ok? Fratelli miei, tante nostre preghiere hanno la lunghezza di 160 caratteri e poi diciamo, crediamo di avere un rapporto con Dio. È un sms, facciamo delle preghiere lunghe quanto un sms, non è un rapporto con Dio. Non sarebbe un rapporto, se non è un rapporto con tuo marito, parlargli con 3 sms al giorno, quanto più con il Signore del cielo e della terra dovremmo parlare un po' di più di 3 sms al giorno. Non sto bacchettando nessuno, sto soltanto dicendo ritroviamo la strada dell'amore e per ritrovarla noi lo possiamo riscoprire nel dedicare tempo a Dio. Di recente il Signore mi ha detto: Michela, rimani alla mia presenza fino alle 3. E io gli ho detto, Signore, sono 4 ore. Io oggi avevo un impegno importante. Ma tu sei il Signore, io rimando quell'impegno e tu mi aiuterai poi a portarlo a termine. Fratelli miei, ma che gloria c'è nella presenza di Dio. Poi fino alle 3, perché alle 3 doveva succedere qualcosa e lui aveva incastrato tutte le cose e doveva essere una risposta a una preghiera. Ma che gloria c'è nella presenza di Dio? Una gloria che ci trasforma, una gloria che ci chiama continuamente alla sua presenza, che ci fa desiderare la sua presenza. Il Signore riempie la vostra giornata. Il tempo con il Signore è sempre tempo guadagnato. Io ho visto letteralmente delle persone spegnersi. Ho anche chiuso gli occhi a una persona morente, l'ho accompagnato. Cari miei, la nostra vita sulla terra è un soffio. E tutto ciò che ci rimane sono 3 cose: fede, speranza e amore. È la più grande, ditelo voi, la più grande di questa è l'amore. Se viviamo una vita per i soldi, per il divertimento, per il relax, per la moda, ho lavorato nella moda, che spreco di tempo, che spreco di energia, grazie. E togliamo del tempo alla nostra anima per guadagnare qualche soldo in più e permetterci delle cose, non ci rendiamo conto veramente di quanto perdiamo? Qualcuno mi ha detto, ma sorella, mica possiamo andare in giro come dei pezzenti. Andiamo in giro con le pezze al dietro dei pantaloni, diciamolo in un modo pulito, con la nostra anima.
con la nostra anima allora che è eterna. La nostra anima va in giro da pezzente per sembrare belli di fuori, ma ci rendiamo conto? A cosa stiamo dando veramente importanza? Spendiamo tempo con Dio, magari anche rinunciando a qualche cosa. Alla fine, noi non vogliamo correre dietro il vento, perché alla fine dei nostri giorni avremo solo mani piene d'aria. Investiamo per ciò che è eterno, per la nostra anima. Investiamo per ciò che è eterno, il regno di Dio, essere usati per il regno di Dio. Investiamo per ciò che è eterno spendendo tempo, che oggi è la cosa più preziosa a quanto pare, spendendo tempo con Dio. Dio ti ama e l'abbiamo visto prima in quel passo. Straordinaria ricchezza del suo amore. Dio ti ama e ricorda che Dio è amore. Dio ti ama, ma Dio non è un buonista. Non è un buonista, in caso non si sia sentito bene. Non è che uno che ti ama e gli vai sempre bene così. Dio ti ama talmente tanto da odiare il peccato che ti deforma e ti tiene lontano dal piano di Dio per la tua vita. È come un padre che ha un figlio drogato, continuerà ad amare il suo figlio drogato, ovvio. Ma questo padre odia la droga che rovina la vita di suo figlio. Nello stesso modo Dio ci ama spassionatamente, ma odia tutte quelle cose che ci tengono lontano dal piano che Lui ha per noi. Ed è un piano d'amore. È un piano d'amore, di felicità, di gioia, di pienezza nello spirito. Questo è il piano di Dio per te. Sii riempito della consapevolezza del suo amore e impara a memoria quel passo che abbiamo letto prima. E sii riempito della consapevolezza del suo amore. Questo ti spingerà ad amarlo di conseguenza e a cercare la sua faccia. Quale donna innamorata, veramente innamorata, si accontenta di guardare la foto del suo amato ogni tanto? Una donna innamorata non vede l'ora di spendere tempo con il suo amato. Amiamo il Signore? Non vediamo l'ora di spendere tempo con il nostro amato? Si è spenta l'emozione dell'amore? Spendiamo tempo con il nostro amato perché lui possa riaccendere in noi questo fuoco, che è la base, fratelli, è la base della potenza e della santificazione. Vuoi essere un tralcio che porta frutto? Dimora nel mio amore, dice Gesù. Dimora cosa vuol dire? Prendi casa. Dimora nel mio amore. Sii riempito dalla consapevolezza del suo amore, rispondi al suo amore. Tieni acceso il fuoco dell'amore di Dio sull'altare della tua vita e combatti perché questo rimanga così e si accenda ancora di più, e combatti come se fosse la cosa più importante al mondo, perché, fratelli miei, è la cosa più importante al mondo. È la cosa più importante al mondo. Sta scritto, primo comandamento, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, non solo con la testa, con tutto noi stessi il Signore vuole essere amato. Non è un egocentrico narcisista, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore. No, lui è stato il primo ad amare ed è pronto a continuare a riversare il suo amore su di noi. Fratelli miei, è una cosa spirituale che io non mi so spiegare, ma nell'amore per Dio c'è la chiave della potenza e della santificazione. La santificazione Lui ci cambia, la potenza diventiamo un canale dove le nostre preghiere fanno tremare i muri e fanno cadere le fortezze del nemico. La base, fratelli, è l'amore.
rinunciamo questa settimana a qualche cosa per spendere tempo con Dio. Il Signore tempo fa mi ha fatto venire alla mente un passo, che lui, quello che lui ha detto ai suoi discepoli: non siete stati capaci di vegliare con me un'ora? Un'ora? Quanti di noi pregano un'ora al giorno? Per Gesù un'ora era il minimo, il minimo. Oh Michela, siamo occupati. Rinunciamo a qualcosa che non è veramente utile e fondamentale nella nostra vita. E se guardiamo bene, di quelle cose ce ne sono tante. Il diavolo riempie le nostre agende di stupidaggini. Scusate se lo dico. Di cose che non sono per il regno di Dio, che non ci riempiono l'anima e ci fanno soltanto correre dietro al vento. Dio ti ama e per te ha una straordinaria ricchezza d'amore. E qua voglio concludere con questo passo che io mi sono commossa, ma è troppo bello. Vediamo se lo ritrovo. Eccolo qua. Romani 9, 25. E così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo. Noi siamo il popolo di Dio, il Creatore. Chiamerò amata quella che non era amata. Ma tu di a te stesso in questo momento: io sono amata. Io sono amato, io sono amata. Quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove è stato detto: voi non siete mio popolo, siamo noi, i gentili, non popolo di Dio. Là saranno chiamati figli dell'Iddio vivente. Figli dell'Iddio vivente. Non abituiamoci troppo in questo rapporto con Dio, dove certe parole non ci fanno più effetto. Dio ci ha strappati dal regno delle tenebre per portarci nel regno del suo amato figlio. E già solo questo ci dovrebbe far cadere sulle ginocchia e piangere di gioia. Che il Signore possa risvegliare in noi l'emozione dell'amore per Lui. Io sono stata molto benedetta a Luino. Il fratello Bonomo ha raccontato, e con questo finisco, ma riuscite a sentirmi, questo si stacca sempre. Il fratello Bonomo ha raccontato che mentre lui era in preghiera ha avuto un'esperienza che non riusciva a descrivere con le sue parole. Sapete come l'ha descritta? La parola più vicina che lui potesse spiegare è stata la parola amore. Un amore che mi scoppiava il cuore, ha detto. Un amore tanto grande che anche quello che guardavo in giro aveva una luce diversa che prima non aveva. E piangendo ha detto: un amore che mi scoppiava il cuore. Che il Signore ci possa battezzare di questo amore, cercando la sua faccia, desiderando la sua presenza. Lui lo farà. Preghiamo. Signore, abbiamo bisogno veramente di te. Riconosciamo che abbiamo bisogno del tuo amore per essere trasformati, per camminare in potenza e di gloria in gloria. Signore, che possiamo avere la forza di rinunciare a noi stessi, come tu ci hai chiesto, per poterti dare spazio e tempo e restaurare un rapporto d'amore con te se l'abbiamo perso. Parla ai nostri cuori, Signore. Grazie perché tu hai dei piani belli per la nostra vita. Aiutaci, Signore, a vedere quali sono i peccati nella nostra vita che ci tengono lontani
dall'adempimento di quei meravigliosi piani che tu hai per noi. Risveglia in noi l'amore per te. Non vogliamo essere come la chiesa di Efeso, bravi dottrinalmente, bravi spiritualmente, costanti, faticatori nel regno di Dio, ma avevano perso l'amore. Non vogliamo essere come loro, Signore. Ti prego, soffia su di noi il tuo amore, Padre. Grazie per la tua straordinaria ricchezza d'amore e bontà nei nostri confronti. Nel nome di Cristo Gesù, tuo Figlio, io ti prego veramente che tu ci possa visitare in un modo nuovo. Grazie, Signore. Nel nome di Cristo Gesù.